Ciao a tutti, benvenuti su 4Bicycle, su 4Action Sport. Oggi vi presento un altro casco, vi dico un altro perché in questo periodo ne abbiamo presentati diversi, ma in questo caso molto molto particolare, un casco diciamo un po' diverso da quelli che possono essere considerati i prodotti tradizionali di questa categoria. Comunque, Bollé Furo versione MIPS, quindi con la gabbia interna. Vi presento alcuni particolari, vi faccio vedere alcuni dettagli di pregio di questo prodotto. Entro un po' più nello specifico e nei dettagli del casco, cerco di presentarvelo velocemente. Allora, inizio a togliere l'occhiale il modello è Light Shifter XL, senza la montatura nella parte inferiore, lo porto un po' di lato. Il soggetto rimane comunque il casco. Allora, un casco che mi è piaciuto definire ibrido e versatile, ha una sorta di, diciamo, due in uno sotto un certo punto di vista. Così come lo vedete, con questi inserti inseriti, sono tre, uno, due, tre, i due laterali e quello centrale, è un casco assolutamente aerodinamico, che comunque mantiene le due prese d'aria laterali, che sono anche il garage per le aste degli occhiali, più queste prese d'aria superiori, che diciamo poi sono dritte verso l'interno, quindi vanno in reazione nella parte posteriore della testa, della nuca. Questi inserti possono essere però rimossi facilmente con le mani, i due laterali lasciando magari quello centrale, oppure lasciando i due laterali e rimuovendo quello centrale. Si ampliano decisamente quelle che sono le feritoie e gli ingressi dell'aria. Si nota tra l'altro una parte della gabbia interna del casco, diciamo uno degli elementi che fa sì che il peso di questo prodotto cresca un pochettino verso oltre la media della categoria, dando però sostanza e non è un dettaglio secondario. E diventa, diciamo, un casco tradizionale con delle feritoie ampie, tra l'altro ben disegnate lungo tutta la superficie. La sezione superiore non è un blocco unico, ma è ben fatto, non ci sono sbavature, lo vedete assolutamente nei dettagli. Non si vede, diciamo, quella che è la parte del polistirolo, definiamolo così volgarmente, delle PS di bordo, quindi tra la calotta superiore e la parte interna, perché è completamente ricoperto. E secondo me è un dettaglio assolutamente non da trascurare perché, diciamo, influisce sia dal punto di vista tecnico della struttura, sia dal punto di vista della longevità del prodotto. I caschi che presentano questo particolare durano di più, effettivamente. Il sistema di ritenzione è perimetrale e si regola tramite la rotellina posteriore, ben fatta, e che tra l'altro nella parte interna non presenta nessuna imbottitura, a favore di una limitazione dell'accumulo di sudore e di calore. Infatti il casco è piuttosto fresco, tra l'altro in questa sezione. Ci sono le fibbie regolabili con il moschettone, il baffo finale, che è classico, non è magnetico. In più, un altro particolare, sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per quanto riguarda, diciamo, l'aumento del peso giustificato, ribadisco, è tutta la gabbia del MIPS interna, che è perfettamente ancorata in diversi punti alla struttura del casco stesso. Le imbottiture sono davvero belle, sono ben fatte, sono tra l'altro, diciamo, scavate, sembra che cambino un pochettino di densità e proprio di spessore, di volume. E tra l'altro, soprattutto quella frontale permette di non far sì che il sudore anche eccessivo si accumuli, quindi non si ha la fontana quando viene indossato, quando magari si fa una salita in una giornata calda. Inoltre, dimenticavo un altro dettaglio: la parte posteriore, la gabbietta posteriore, è regolabile anche in altezza. Questo è il Bollé Furo MIPS. Ciao e buone pedalate a tutti!